Ho cercato 8 storie d'amore estremo, 8 storie d'amore dove l'amore non si sostituisce ad una guarigione, ma diventa, come diceva il maestro Battiato, una cura. E la storia di Noemi e dei suoi genitori mi è sembrata la storia perfetta per raccontare proprio l'effetto dell'amore sulle vite delle persone. Posso solo amare. È il titolo del libro di Paolo Ruffini, personalità di spicco nel panorama culturale italiano, che ha voluto condividere il suo viaggio emotivo e la sua amicizia speciale con Noemi, raccontando come l'amore diventa cura. Quando ho conosciuto Noemi mi ha restituito proprio questa sensazione meravigliosa, l'idea che non si può soltanto amare qualcun altro, ma si deve anche amare se stessi. E l'amore che lei ha per se stessa e per la vita è qualcosa che è esemplare. La cura è unica. Però gli amori possono essere diversi. Quello di Noemi, che tipo di amore Penso che quello di Noemi sia un amore nei confronti della vita, sia anche un amore nei confronti dei genitori, ma vede, secondo me siamo noi che siamo sempre un po' abituati a dare troppi nomi alle cose. I greci, per esempio, dividevano in filia, che era l'amore per l'amicizia, oppure l'eros, oppure l'amore inteso proprio come amore più spirituale o quello per la famiglia. Io non credo che ci debbano essere necessariamente etichette. L'amore non è neanche soltanto bello, l'amore. L'amore è anche doloroso, è anche sofferente. Penso che quell'amore che racconta anche Noemi è proprio un amore riferito al fatto che il dolore molto spesso non sempre necessariamente si vince se si guarisce, ma si vince se si accoglie. 8 storie, sicuramente di sofferenza e vicinanza, ma soprattutto storie in cui l'amore si è dimostrato più forte e resistente della malattia. Per Andrea Sciarretta, il papà di Noemi, SMA significa altro. Per noi la SMA è senza mai arrendersi, è una storia di vita che comunque sì, c'è una diagnosi importante che noi mi porta avanti da ormai quasi 12 anni, però abbiamo cercato davvero di racchiudere la sua forza, il significato di lottare, ma anche di creare progetti reali e concreti per la comunità, per tutti. Quindi il senza mai arrendersi per noi è davvero il punto più importante, ma soprattutto è una testimonianza anche per coloro che non vivono la disabilità, ma possono comunque trarne dalla storia di vita di Noemi anche una forza in più, una riflessione. Siamo il tutto, il senza mai arrendersi per noi è vita.